città di Tromsø, altissima Norvegia, una delle città più settentrionali al mondo, nella capitale del ghiaccio. Cos'altro può esserci se non il Magic Ice? Sono curiosissimo di vederlo e soprattutto di provare a cogliere immagini insieme a voi. Più semplice del previsto, mi hanno dato anche un bellissimo poncio, dei guanti, temperatura molto fredda, sono meno 50. Semplicemente incantato, guardate di cosa stiamo parlando. Qui è tutto di ghiaccio, anche le bottiglie, gli sgabelli e i bicchieri. Faccio una carrellata di immagini e poi vi dico quello che penso. Ecco, forse ho trovato addirittura il cameraman che mi assiste, si chiama, non poteva essere diversamente, Michael. Sì, sì. Michele. This is the hole. C'è un arce ghiacciato gigantesco, meraviglioso. Guardate queste pareti di ghiaccio, ma soprattutto questa atmosfera molto nordica, Nordic atmosphere, con queste luci pulsanti, statue di ghiaccio, tavoli di ghiaccio, tutto molto ghiacciato. Oh, questa è una specie di sala per i venti. Spettacolo. Non posso capire come vengono fatte queste cose, non posso capirlo. Sembrano lastre di vetro. It's very experience, very good. È un mammut. E Michael. Questa specie che sia proprio l'orso polare, quindi una classica grandiosa figura del nord. Grazie Michael, thank you. Ragazzo gentilissimo, adesso arriva anche il drink, credo che sia addirittura nel bicchiere di ghiaccio, vado a berlo se riesco. Ok. Skål! Skål, salute! E lo bevo qua, su questo trono, con alle spalle l'orso bianco, queste sculture al mio fianco. Ecco, è molto
regale, eh. Guardate questo bicchiere dal colore non ben definito. Ecco, io sarò un po' contro tendenza, ma mi sarei fatto volentieri qualcosa di caldo, bere qualcosa di estremamente ghiacciato nel locale più gelido del mondo. Un'esperienza da mille e un brivido di freddo. Incredibile anche, insomma, non è da tutti i giorni, sono qua da solo. Il locale è tutto per me. Bella esperienza, molto bella. Qui addirittura c'è una candela accesa, così così mi metto proprio qua vicino alla candela. Non è che sia il capolavoro del piacere, molto 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 bello l'ambiente, ma obiettivamente 5-10 minuti qua dentro uno non vede l'ora di uscire. Qui ho il guanto, qui non ce l'ho e difatti stamano mi sta già congelando. Adesso faccio un'inversione di mano e poi raccolgo le ultime immagini e vi saluto dal bar più freddo del mondo. Più di così, meno 15, credo che non sia facile. Goglio, amiche, amiche, amiche e amici di amore con il mondo, guardate dove vi ho portato. Ciao a tutti. Esperienza super, sono contento di averla fatta, sono contento di essere uscito. Adesso la temperatura esterna mi sembra primavera, ci saranno 2-3 gradi, non oltre, eppure sono arrivato al limite. Avrò fatto 15-20 minuti, però a 15 sotto zero era veramente dura resistere. Magic Ice Bar di Tromsø. Scusate se vi ho portato a vedere qualcosa di veramente, veramente magico. E adesso questa la chiudiamo qua, è il momento di rientrare su Gianna, di ricevere le coccolosissime e affettuose. Dov'è il mio lupo? Qualcuno ha visto il mio lupo? Eccolo qua, lupo, adesso mi dedico un po' te, un attimo che come mi scaldo con questo pelo morbidoso, averlo avuto io. Sono semplicemente, guardate il colore delle mani, viola, viola, viola. Sorvolo sul naso che sta gocciolando. Scusate, L'ho detto, lo ripeto, concludo, Magic Ice. Non so, mi sono divertito, mi sono gasato, ero da solo, il ragazzo gentilissimo mi ha seguito perfino con la telecamera e come sempre vi saluto e ci vediamo alla prossima magia.